parte proprio del Gioiese. Insieme a noi c'è il presidente Viola Pulimeni. Buonasera presidente, ben trovato. Buonasera a tutti. Dunque presidente, partiamo da oggi, perché dal racconto di Peppe Calabrò questa è stata una partita abbastanza complicata per la sua squadra, ma vincere 2-0 ad Archi, credo che sia in casa dell'Archi, credo che sia tanta roba. Beh, diciamo che era il risultato che speravo. Ancora una volta hanno contribuito i giovani, il giovane Rechi che insomma ha sbloccato la partita, quindi sì, diciamo un bel risultato. Dunque, questi tre punti che consente. Intanto mi devo correggere, chiedo scusa presidente, alle 17 staccheremo con la TV e non alle 17:15. Torniamo invece alle questioni della sua squadra, presidente. Intanto ecco quello che le chiedo: come si sta vivendo, come si è vissuta questa settimana in cui tutto era fermo, tutto in una sorta di nuvola e voi dovevate preparare una partita? Pronto? Presidente, ci sente? Sì, adesso sì. Ok, dicevo, come si è vissuta questa settimana strana dove sembravamo tutti in apnea, in attesa di sapere si gioca o non si gioca? Ecco, come si prepara in queste condizioni una sfida anche molto delicata come quella che avete affrontato oggi? Beh, diciamo che noi abbiamo entusiasmo di prima, abbiamo già il campionato, quindi ci siamo allenati, convinti che giochiamo. Alla fine si è giocati. E invece, e questa credo che sia una nota dolente, la questione relativa alla sconfitta a tavolino con il Caraffa per la posizione irregolare, una squalifica non scontata da parte di Ascone, ecco, come nasce l'inghippo, ecco, diciamo così. Un attimo, perché è andata via, presidente, le chiedo scusa, non prende bene il telefono probabilmente. Mi sente adesso sì. Ok, le dicevo, è stata andata su un taglio che conoscevo, che conoscevo. No, niente, non si sente. Pronto? Provo a spostarmi. Sì, perché la sentiamo disturbata, essendo ovviamente una questione. Adesso mi sente? Ora forse ci siamo, quindi okay. Ricostruiamo la vicenda. Allora, le dicevo, il ricorso è stato fondato su un dettaglio che non conoscevo neanch'io, ma solo la Parmese. Io ieri sera ho presentato due pagine di ricorso, perché comunque sinceramente è un cavillo burocratico a cui ci sono appesi, ma sinceramente credo di aver possibilità di puntarla, perché ripeto, la Gioiese in queste vicende non ha nessuna colpa. Quindi insomma c'è un ricorso, perché sostanzialmente voi, diciamo, vi sentite vittima di quella che è stata poi tutta la situazione che ha generato la sconfitta a tavolino? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Presidente, le faccio un'ultima domanda legata alla possibilità che il mercato venga riaperto. Poco fa il presidente Mirarchi, intervenendo in trasmissione, ha detto che è più che concreta questa ipotesi. Da parte vostra la squadra ormai è come dire, quadrata in questo modo, oppure la riapertura del mercato potrebbe portare qualche novità in casa Gioiese? No, allora io già mi sto muovendo comunque sui calciatori liberi e ancora stranieri con il passato. Mentre se riapre il mercato tutto penso potrebbe mancare qualcosa, anche se comunque la squadra, come avete detto, sta andando bene. Bene. Presidente, la ringraziamo per la disponibilità e a sentirci presto. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Ringraziamo il presidente della Gioiese Pulimeni e anche la parte